Colore dei ricordi di Luciana Rollo Bancale, un romanzo dove Chiara, la protagonista, rivisita tutto il corso della sua vita. Siamo al Palazzo delle Arti di Napoli, alla conferenza organizzata dall'associazione Incontri Napoletane e l'autrice era ai nostri microfoni. Una persona che esce fuori da ogni portone, ma quanti persona, 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 perché sta città? Tutta lo stesso balcone, ma quanti persona, persona, persona che stanno a guardare. E come una quadriglia di lazzi e chi piglia, la gente s'arravoglia, s'accina, s'imbroglia. E a nervaduro sai, 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 e non mi muovo passa. Luciana Rollo Bancale. Luciana, Chiara e i colori dei suoi ricordi. Come nasce questo libro? Questo libro è iniziato parecchi anni fa, e ne avevo fatto un abbozzo, avevo iniziato così più che altro degli appunti sparsi, poi l'avevo messo da parte. E un insieme di sensazioni, di immagini legate al personaggio di questa donna che rivive la sua storia. Poi l'ho ripreso il romanzo adesso perché ho trovato un finale che rispondeva a un'esigenza spirituale che volevo comunicare. Non lo diciamo il finale, se no roviniamo la sorpresa. Una domanda un po' scontata, c'è qualcosa di autobiografico in questo libro? Beh, come in tutti i romanzi c'è sempre... autobiografico no, nel senso che la storia e i personaggi non sono autobiografici, però indubbiamente ci sono delle immagini, dei ricordi, delle sensazioni che probabilmente appartengono alla mia interiorità e sono venuti fuori senza che io li cercassi, spontaneamente. Diciamo che non ho sbarrato la strada, le ho lasciate entrare. Senti Luciana, meglio vivere il presente e il futuro o vivere di ricordi? L'uno e l'altro, chiaramente il presente è quello che poi diverrà ricordi, quindi se non viviamo un presente non avremo neanche ricordi, però non bisogna neppure dimenticare, perché poi non vale la pena neppure di vivere se poi non ci portiamo dentro quello che fa parte della nostra vita, della nostra esistenza e quindi in qualche modo ci arricchisce. Ricordiamo anche la tua casa editrice? La casa editrice è Graus. In bocca al lupo. Grazie. Una persona, persona, perché sta agitando.